Interpellanza 020-48 presentata dal consigliere Bertone Appendino, Falchera 2013, un altro anno di presa in giro. Prego, Assessore Lubatti. Ma sì, al di là del titolo forse ingeneroso nei confronti non tanto delle amministrazioni tutte, ma quantomeno dell'amministrazione che mi onore di rappresentare, voglio ricordare al consigliere che in questo anno non si è dormito, riposato su questo problema, anzi si è lavorato a lungo, si è costruito il tavolo tecnico che avevamo preannunciato proprio in questa sede, che ha visto come coprotagonisti, in alcuni casi un po' assenti, devo essere sincero, la provincia di Torino e la regione Piemonte. Lo dico sapendo di dirlo in una sede ufficiale, ma sono pronto anche a controbattere a chi vorrà provare a smentirmi rispetto a questa dichiarazione. La città non ha mai perso di vista il problema, ha continuato a lavorare su questo, sulle informazioni da portare al tavolo tecnico, anche quando il tavolo tecnico, che come sapete è coordinato dalla Regione Piemonte, non veniva convocato. C'è stata finalmente nelle ultime settimane un'accelerazione rispetto ai lavori di questo tavolo tecnico, grazie anche all'importante contributo da parte di ARPA Piemonte. In questo va ringraziato l'assessorato invece all'ambiente della Regione Piemonte, che ha insieme ad ARPA e insieme a Idrodata dato gli elementi tecnici affinché, come posso dire, le certificazioni, chiamiamole così, affinché gli eventuali interventi che la città di Torino stava immaginando venissero anche avvalorate da delle motivazioni, da delle confortate anche da delle valutazioni di natura tecnica specializzata. Abbiamo, come dicevo, proposto più soluzioni a questo tavolo, abbiamo messo anche a disposizione delle risorse, sapendo però perfettamente che questo non è un problema che si risolve né con le risorse attuali che la città di Torino potrebbe mettere a disposizione su questo tema, né tantomeno con le sole risorse della città di Torino in un ipotetico e fantasmagorico sogno di bilancio che forse l'assessore Palzoni qualche notte vive, nella quale le risorse fossero infinite. Cioè, questo è un grande tema, è un grande problema, con cause che vanno a intersecarsi e a, ahimè, a peggiorare la singola situazione, ma da questo punto di vista voglio testimoniare e voglio confermare anche con forza il fatto che la città da questo punto di vista c'è sempre stata. Prova ne è del fatto che in questo momento, mentre noi discutiamo, i miei tecnici, insieme anche al personale del mio assessorato in staff, è esattamente in via Tanaro proprio per un monitoraggio attento di cosa è successo questa notte, perché il consigliere saprà che la situazione questa mattina è particolarmente grave, vista anche una scelta sulla quale soltanto un'ordinanza del sindaco, con il quale stiamo lavorando in queste ore per arrivare a un'ordinanza specifica, una scelta, dicevo, di un contadino privato, proprietario di un terreno, che ha tutto il diritto, se non fermarsi soltanto contro un'ordinanza, di aprire una bialera. Questa notte è stata aperta questa bialera, che ha sicuramente, come posso dire, contribuito a migliorare le condizioni del suo campo, ma ha portato a un innalzamento di 40 centimetri dell'acqua nelle cantine delle case. Allora, visto e considerato che poi, no, le cose vivono anche di banalità, segnalo che questa mattina la causa non è diciamo, l'immobilismo dell'assessore Lubatti piuttosto che della mancata convocazione del tavolo da parte dell'assessore Bolino, ma è dovuta al fatto che una bialera questa notte è stata aperta in maniera incauta e, vista la situazione delle ultime piogge, che non devo star qui a descrivere, ovviamente la situazione è degenerata e l'acqua in questo momento rischia di raggiungere i contatori, tant'è che sul posto sono presenti, oltre al personale dell'assessorato che ovviamente mi rappresenta, ma sta sostanzialmente monitorando e cercando di capire quali sono le azioni immediate da intraprendere, sono presenti anche i personali tecnici dell'ASL e sono presenti anche i vigili urbani e il corpo dei vigili del fuoco. Detto questo, ho già quasi finito il tempo, ma mi sembravano informazioni importanti e preziose da consegnare al consigliere Bertola. Per quanto riguarda invece la soluzione al problema, o comunque come intendiamo affrontare il problema, il consigliere deve sapere che noi siamo pronti per la realizzazione di un pozzo di ispezione
che è stato condiviso anche dal Comitato Falda Valchera, abbiamo anche informato la circoscrizione competente. Il progetto di questo pozzo è stato modificato proprio dai tecnici di ARPA e di Idrodata che sono specializzati nel settore. E grazie a questo pozzo pensiamo di raccogliere dati sufficienti, intanto è un'idrovora sostanzialmente che verrà posizionata nel terreno e quindi anche dovrebbe anche aiutare nell'alleviare, ma non risolvere il problema. C'è ovviamente una discussione in corso con la Regione Piemonte, con la provincia di Torino, con i comitati di quartiere per capire come verrà gestito questo pozzo, chi lo accende, chi lo spegne, quali contatori viene attaccato, cioè tutta una questione molto gestionale che risparmio al consigliere. Tutte le cose che ho detto spero vadano ad avvalorare la mia apertura di intervento nella quale ho definito in generoso l'oggetto dell'interpellanza, quantomeno nei confronti del nostro assessorato. Spero invece che insieme al consigliere attiveremo tutti i canali possibili nei confronti degli altri enti affinché il nostro stesso attivismo, diciamolo così, su questo problema venga affiancato da altrettanta animazione e volontà di risoluzione del problema da parte della provincia e della regione, senza la quale, segnalo, il Comune di Torino, lo dico in maniera molto serena e molto esplicita, su tante cose mi prendo la responsabilità delle cose che non facciamo, ma senza la collaborazione degli enti sovraordinati questo problema non si risolve. Consigliere Bertola, prego. Grazie, ma ringrazio l'assessore per la risposta, ma mi spiace che il titolo l'abbia un po' forse irritato, ma io non credo che sia ingeneroso, forse può essere ingeneroso rispetto alla singola persona, ma rispetto alle istituzioni nel loro complesso che devono garantire a questi cittadini la possibilità di vivere nelle proprie case, quelle che per cui hanno fatto mutui, hanno pagato, si sono indebitati, hanno comprato con fatica. Questa è veramente una presa in giro, nel senso che questa situazione ormai si trascina da anni e anni. Allora io posso capire che le istituzioni abbiano i propri tempi, posso capire che in questo momento non ci siano le risorse, almeno non sia facile reperirle, però qui stiamo andando avanti veramente ormai da quasi una decina d'anni con questa situazione e devo dire, questa è stata credo la prima interpellanza che ho presentato quando sono diventato consigliere comunale, perché eravamo anche già allora in un momento di emergenza e già allora si trattava di 2 anni fa e mi sono sentito dire stiamo facendo il tavolo, apriremo il tavolo, cominceremo a discutere, realizzeremo. Poi l'anno scorso abbiamo presentato un'altra interpellanza e di nuovo si è scoperto che dopo un anno forse il tavolo non era nemmeno partito perché non ci si era messi d'accordo eccetera, cioè, quindi si era perso un anno. Adesso sì, siamo di qui, va bene, il tavolo è partito, ma se siamo ancora al punto che il problema deriva da uno che apre una galera e forse in 2 anni nessuno ha pensato di andargli a dire che magari è il caso che non l'aprisse o di fare l'ordinanza, magari non adesso che ci siamo accorti, ma prima per dirgli che lui non la doveva aprire. Capisco di tutte le difficoltà, però qui veramente siamo di fronte alla debacle di uno Stato che non riesce a garantire nemmeno le minime condizioni di vita, di sussistenza, ma non a una persona, cioè a un intero quartiere di fatto, perché ormai sono diverse case della parte nuova della Falchera più vicina alla stazione Stura. E questi punti chiamano, giustamente poi telefonano disperati, chi disperato, chi incavolato, a tutte le istituzioni che trovano, a tutti i consiglieri comunali, gli assessori, cioè ovviamente cercando ascolto da qualche parte, ma non possono soltanto sentirsi dire appunto che ci stiamo lavorando e stiamo facendo, anche se è giusto ricordare quello che si sta facendo e speriamo che si faccia il pozzo, che serva e tutto quello che vogliamo, però in particolare quest'anno forse siamo sfortunati, non so, ma prima o poi nella statistica un anno particolarmente piovoso capita, e allora qui siamo già oggi con l'acqua ai livelli che normalmente arriva ad agosto, quando in piena estate, quando arriva al picco massimo. Quindi se siamo adesso a questo livello, quest'anno veramente c'è da chiedersi cosa succede, cioè c'è il rischio che magari l'acqua salga anche oltre i livelli degli anni scorsi e che veramente ponga dei seri problemi di anche di stabilità di queste case, perché insomma a forza di avere l'acqua nelle fondamenta, di pomparla via e con l'acqua poi si pompa via magari anche la sabbia e il terreno, non è una bella situazione e qui capisco che ognuno ci tenga giustamente anche a marcare le proprie responsabilità, però alla fine il cittadino si rapporta con lo Stato e lo Stato di qualche risposta deve darla, non soltanto sempre rimpallarsi tra un'istituzione e l'altra e così via. Quindi sicuramente adesso andremo a chiedere conto anche alla Regione, all'assessore Bonino di cosa hanno fatto e di cosa possono fare e siamo anche a disposizione se la città di Torino non riesce a farsi ascoltare dalla Regione per i rapporti istituzionali, piuttosto li andiamo noi per conto dell'amministrazione della città di Torino a chiedere soldi, quanti sono, non ho sentito quantificazioni, progetti, spero che almeno quello si sia riusciti a elaborarlo, però
Però insomma, qualche risposta bisogna darla a queste persone. Sono state secondo me fin troppo civili e urbane, perché voglio vedere chi di noi avesse pagato per comprarsi un garage inutilizzabile per 6 mesi l'anno, per stare in una casa con l'ascensore che è inutilizzabile perché appunto l'acqua arriva al quadro elettrico e si stacca tutto. Peggio ancora se, come purtroppo succede, in qualche casa c'è un disabile, c'è qualcuno che senza l'ascensore non può uscire di casa. Cosa fa? Sta chiuso in casa 6 mesi l'anno se non lo portano a braccia giù per le scale. Siamo veramente a dei livelli allucinanti, francamente non so come definirli. E questa maggior ragione, scusi, quando poi i cittadini si sentono beffati perché gli arriva lì il sindaco che fa l'occasione pubblica per vantarsi del piano città Torino Nord Falchera, un investimento di 10 milioni di euro per fare il parco al bordo della Falchera, eccetera, e poi costruiremo altre centinaia di alloggi, case popolari. Ma in tutto questo investimento, che nel totale sono più di 100 milioni di euro, mi risulta il piano Torino Nord, possibile che non si trovino queste risorse, cioè non si trovavano neanche 10.000 euro per fare lo studio, non si trovino le risorse per risolvere questo problema? Anche perché cosa facciamo? Costruiamo centinaia di alloggi popolari sull'acqua, come ho chiesto nell'interpellanza, facciamo le parafitte, cioè c'è anche il rischio che poi costruiamo delle case che saranno nella stessa situazione, per cui francamente la logica di questa roba sfugge completamente. E allora anche il cittadino che abita lì dice: sì, va bene, grazie che mi fate il parco, ma forse prima di fare il parco sarebbe opportuno mettere in sicurezza le case e fare in modo che possiamo abitare tranquillamente senza aver paura di che ci crolli la casa sotto, comunque non, cioè, e questa è la logica comunque dell'istituzione, per cui sì, possiamo dire un altro assessorato, un'altra roba, un altro fondo, ma il cittadino non è che capisce queste logiche, cioè il cittadino vuole una risposta complessiva delle istituzioni. E stessa cosa per gli sgravi fiscali, approfitto del fatto che abbiamo anche l'assessore Passoni qui che è in aula, cioè l'anno scorso sono stati promessi di fatto degli sgravi fiscali, perché ma mi sembra logico, cioè come facciamo a chiedere a una persona di pagare l'IMU per un garage che non è utilizzabile, pieno d'acqua 6 mesi l'anno? Cioè, mi vergognerei io fossi il sindaco a chiedere di pagare l'IMU su un box che non è utilizzabile 6 mesi l'anno, al di là di quale sia la responsabilità, della quota di responsabilità della città, piuttosto che della regione, piuttosto che delle altre istituzioni. Però alla fine questa cosa non si è concretizzata, allora almeno questo quest'anno riusciamo a farlo. Cioè, non credo che si tratti di una cifra che sposta il bilancio della città di Torino, perché non so, facciamo un'analisi, ma non credo che saranno più di qualche decina di migliaia di euro, forse anche di meno. Però forse almeno questo segno di vicinanza, anche solo per coprire poi i costi che queste persone sostengono, perché poi questi si devono pompare l'acqua tutto l'anno e pagano l'elettricità, cioè voglio dire, è vero, intanto arrivano i vigili del fuoco e tutto quello che volete, però di fatto sono stati abbandonati anche a gestirsi i costi di questa situazione da soli, per cui mi sembrerebbe il minimo che la città perlomeno sfrutti quanto possibile per legge, vedremo, però per ridurgli al minimo possibile le tasse sulle case. In fondo ci sono già delle riduzioni per i fabbricati inagibili, credo che forse in quella direzione lì qualcosa si potrebbe fare per sfruttando le pieghe della legge, non so, ne parleremo con calma, però almeno questo quest'anno, insomma, visto che cerchiamo di gestire l'emergenza, cerchiamo di evitare che questi 40 centimetri d'acqua diventino 60, 80, perché veramente lì poi diventa veramente un problema anche di sicurezza, però nel frattempo almeno qualche piccolo segnale secondo me va dato, perché le persone lì si sentono abbandonate dallo Stato, e credo ha ragione, visto quello che è successo, e francamente voglio dire, la famosa attenzione anche per le periferie, forse bisogna dimostrarla anche quando ci sono questi problemi, e non soltanto quando c'è da andare in periferia a farsi belli per un investimento che oltretutto il quartiere non ha neanche chiesto. Grazie. Bene, l'interpellanza è discussa, io ringrazio il consigliere Bertola. No, prego. Possiamo comunque portarla in commissione e fare un approfondimento sui piani tecnici, su cosa veramente vogliamo fare, eccetera. Prego. Di aver fatto danno. Assolutamente disponibile ad andare in commissione, se il consigliere è d'accordo io sono disponibile a arrivare in commissione magari presentando quanto noi abbiamo portato al tavolo tecnico in termini di proposte progettuali e di realizzazione del pozzo, di approfondimento con i piezometri che sono stati acquistati, tutti i vari livelli tecnici. La commissione credo che sia seconda. Va bene. Comunque, no, volevo solo puntualizzare, ringrazio il consigliere Bertola per l'approccio serio e determinato a un problema che riguarda tutti, volevo solo precisare che quando parla di istituzioni lei non è esterno all'istituzione stessa, ecco. Quindi volevo solo puntualizzare questo, con il suo ruolo di consigliere di opposizione, ma nell'istituzione ci siamo tutti dentro.